devo farti i complimenti. Buona la prima, sei un allenatore, insomma, che ha già fatto qualcosa di importante, perché portare la terza squadra di Verona nel calcio professionistico vuol dire tanto. Per chi non lo sapesse ancora, la Virtus è stata promossa in Serie C, tu sei aiuto allenatore con Gigi Fresco, insomma, una giornata molto importante per te e per voi. È importantissima anche perché è stata questa stagione la mia prima esperienza da allenatore, nello staff da allenatore, e vincere un campionato di Serie D portando una squadra come la Virtus tra i professionisti è veramente stata bellissima, perché non è che si è raggiunta questa promozione con il ripescaggio o qualcosa, siamo arrivati primi, una giornata di anticipo. Siamo a 8 punti dalla seconda, quindi è stato un campionato spettacolare. Credo che i ragazzi sono stati fantastici in tutta la stagione, tutto lo staff ha lavorato benissimo e siamo tutti contenti. Per noi è stata una giornata veramente meravigliosa oggi. E lo deve essere anche per Verona, come città può essere la prima in Italia, o meglio, specifichiamo, non la prima perché è stata la Roma la prima città ad avere 3 squadre tra i professionisti, però adesso Verona è l'unica in Italia ad avere 3 squadre nel calcio che conta. Sì, è bellissimo pensare che la città di Verona possa avere 3 squadre tra i professionisti nel comune, e speriamo che possa essere una cosa che si mantenga a lungo, perché quello sarebbe importante per noi che siamo qui e abbiamo iniziato questo progetto nella Virtus insieme a Gigi, e di poter rimanere a lungo tra i professionisti e stare vicino a Verona, che speriamo che queste sono delle squadre che se la meritano la Serie A, e speriamo che possano stare in Serie A per la lungo. La Virtus se l'è meritata la promozione, l'Hellas Verona è triste da dire, però si sta meritando la retrocessione. I risultati non mentono, no? Quello che ha fatto in campo sicuramente ha dimostrato il campionato che Verona avrà alla fine il suo risultato, cioè quello della probabile retrocessione. Credo che Verona in questa stagione non ha giocato un calcio che se lo merita la Serie A sicuramente, quindi questa è la dimostrazione che quello che fa in campo alla fine il risultato è veritiero.